Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di una cosa che esce un po' dal tipo di allenamento che generalmente insegno io. Io mi occupo molto dell'allenamento a carico naturale, anche se alleno quelli che sono un po' i fondamentali del bilanciere, come può essere per esempio la panca o il lavoro per le gambe. Ok? Quindi per altri video che riguardano cose che sono un po' outsider dalla mia cerchia, ma che però possono dare spunto di riflessione, vi invito a visitare il mio canale YouTube, eventualmente potete iscrivervi per fare una ricerca degli argomenti che vi interessano, oppure potete visitare il mio sito dove le cose sono organizzate per argomenti, e una volta che l'avete fatto iscrivetevi al mio gruppo su Facebook. È un gruppo chiuso, trovate le istruzioni in descrizione, seguitele, se no non potete entrare. Ok, il bello della diretta. Ok, quindi oggi parliamo dell'overhead squat. Allora, una cosa sicuramente molto importante è riuscire a capire perché alcuni overhead squat da parte di certe persone vengono male, ma veramente vengono malissimo. Quindi oggi voglio provare a stilarvi una serie di situazioni in modo che voi possiate capire dove è il problema. Quindi prendiamo per esempio il mio caso. Se voi mi date un bilanciere sopra la testa, che il bilanciere me lo diate a larghezza delle spalle o alla larghezza di 90 gradi all'incirca tra le braccia, quella che si usa nell'overhead squat, e me lo date da fare, io vado palesemente in avanti col busto. Quindi è un problema di anche, è un problema di caviglie o è un problema di spalle? Se fosse un problema di spalle, io sicuramente non riuscirei a mantenere aperto il cingolo scapolo merale quando vado in avanti. Perché? Perché se le mie spalle non sono sufficientemente forti da mantenere attivamente il cingolo scapolo merale aperto, quando io inclino in avanti il busto e il bilanciere è pesante, le mie braccia cadono in avanti. Invece io riesco a mantenerlo su. Quindi sicuramente scartiamo il problema delle spalle. È un problema di anche, secondo voi? Conoscendomi, sapendo che esegue la divaricata frontale, la divaricata sagittale, sicuramente non può essere un problema di anche. Allora, qual è l'ultimo tassello che rimane? L'ultimo tassello che rimane è sicuramente la mobilità della caviglia. Ok? Non a caso, nel momento in cui io vado a porre un rialzo di 3-4 cm, io riesco ad eseguire un overhead squat mantenendo la schiena perfettamente dritta e col bilanciere perfettamente sopra. Quindi, questo vuole essere un video per stimolare un po' la vostra riflessione e andare a capire come molto spesso ci facciamo ingannare da alcune riflessioni che magari possono dare altri trainer in mano a certe gestualità, dando per scontato che tutte le persone siano uguali, tutte le persone abbiano le stesse identiche problematiche. Quindi una cosa che sicuramente accomuna le persone che hanno una poca mobilità di spalle è che non riescono ad aprirvi le spalle, tantomeno rimanendo in piedi. Figuratevi con un bilanciere di 20 kg, 30, 40 kg e con il busto che può essere leggermente inclinato. Non succederà mai, ok? Quindi fate tesoro un po' di questa riflessione, ci vediamo al prossimo appuntamento.